L'immigrazione in provincia di Matera, se ne è parlato in prefettura con i componenti del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, di cui fanno parte INPS, enti locali, camere di commercio e associazioni. È stata fatta un'analisi approfondita del fenomeno e della situazione attuale per poter prospettare possibili soluzioni, soprattutto in materia di accoglienza dei lavoratori stagionali che arrivano ogni anno nei campi del Metropontino e trovano spesso sistemazioni solo precarie in casolari abbandonati e malsani. Il culmine si è raggiunto con lo sgombero della Landina Bernalda, dove in un incendio perse la vita una bracciante nigeriana. Le parti hanno convenuto sulla necessità di soluzioni non più rinviabili, a cominciare dal completamento della città della pace di Scanzano, per cui esiste un cospicuo finanziamento anche con i fondi PON Legalità. Il prefetto Sante Copponi si è impegnato a relazionarsi con la regione per conoscere lo stato dell'iter amministrativo. Il Consiglio Territoriale sarà convocato ogni mese e diventerà una sorta di osservatorio permanente, soprattutto per contrastare possibili infiltrazioni criminali e il caporalato.